della mia segretaria. Devota, preoccupata per voi. Teneva mano nella mano l'infermiere. Che pezzo d'uomo. Oh, ma fa piacere, dottoressa, sono certo che la vostra infermiera di strada ne può fare a te. Te ne voglio? No, quelli decisamente no, grazie. Mi hanno già ripassata troppe volte. È meglio che torniamo alla mia segretaria. Bella, intellettuale, vestita tutta a firme. Santa, e finiamola qui, anzi, dimentichiamola, voi la conoscete. Io? Ma che sa da che? Procediamo, dottoressa, procediamo. La notte, la notte. La notte, il calvario degli ammalati. Lei ricorderà quella pagina di Marcel Proust. Egli, insonne e ammalato, attende che l'alba filtri sotto la porta. Inganno! È la luce di una bugia, quella che appare, passa e scompare. E la notte là, tutta intera che ci attende. Ha da passare, notata. La prendo io. Aia! Mannaggia la foto, suicilia pezzambosa. Sì, ha da passare stanottata. Dottoressa, quest'ultima battuta è mia. No, no, è stata mia. Ma certo, maestro, ma è anche di tutti oramai. Sa, anche io da giovane ho battuto le tavole del palcoscenico. Alla televisione ha battuto. Eppure io. Ecco qua, il teatro. Ah, parziale ricreatura, poi si cresce, chi si è visto. Vabbè, comunque io volevo sottolineare che quest'ultima battuta era mia. Lei parlava di Marcel Proust, quindi lei ha citato me insieme a Marcel Proust, un grande della letteratura, un immortale. Ma è evidente. È meglio puntualizzare, cara. Il maestro vuole dire, date a lui quel che dice, sì, senta tu, ci mancherebbe altro. Maestro, perché non accetta di stendersi un poco? Il suo umore migliorerebbe. Migliorerebbe. Per carità, ma è peggio, ma se mi stende una vertigine continua, qua qualche minuto almeno dormo. Ma sogno. E il sogno è un ambaradam, un carosello di strampalerie. Sì, i sogni, i soliti indesiderati sogni. Ma altro che sogni, quelli sono incubi veraci, visioni, allucinazioni, poi il clima, tempeste, burrasche di fuori. Sente voci, musiche, rumori. Vede facce. Facce, maschere, bestie, dottoressa, ce n'è una, nera, schifosa. E quella se ne caracolla in giro come se fosse di casa. E quella l'ho vista pure io, è una suricia. Dopo, ma quale dopo, quale dopo, quello è un mostro, un idra dai mille travestimenti, un fregoli. Fragole? Fregole. Ah, lo demonio. Quel demonico, un grande bestio. Marona mia, prego. Non ho capito. E nemmeno io, ma ha sentito che frazzi mi escono, ma che confusione ho in testa. Questo tiene il diavolo in corpo. Quasi quasi mi licenzia in bagaccino lo capitone. Distonie del sonno e della veglia. L'infermiera verrà a buttarti con le gocce. Le faranno chiudere definitivamente i tuoi occhi stanchi. Definitivamente? Dormirà con un sasso, niente più sogno. Sì, dottoressa, perché da lì che appaiono le facce, le maschere di cui le ho detto. Ho paura che se ne vengano anche da qui, da questa parte. Da lì, da qui, prendo nota. Eccoli! Vengono, è la fine, dottoressa, è la fine! Ma no, è lo squillo dell'infermiera. Squillo? Quella è la sirena di una fabbrica, mi ha ricordato la guerra, la corsa e il copri, che la posso... Non succederà più. Signorina, spenga. Ma il mio fidanzato... Spenga immediatamente. Maestro, un po' di comprensione, è una bambina. E fa amore. Cosa di ragazza? Si è detto fidanzato. Sciocchezza. Già, chi se la prende a quelle camion dei pompieri, ma guardate, se una clinica, un'infermiera mette una suoneria di quel tipo al telefono, e questo è Napoli. Ma si è scelta apposta la suoneria per via che stanotte passo con l'infermiera. È la sirena dell'ambulanza. Tu sei un pericolo pubblico, sei un attentato di miei coronari, sei una nemesi. Calma, maestro, continui quello che stavo dicendo prima. Ricorda da lì, da qui. Perché poi io mi chiedo, ma uno risponde uè al telefono? Come devo rispondere? Ma non lo so, ma pronto, per esempio, no? Sì, pronto, tu sei pronto, io sono pronto, siamo pronto tutti e due. Ma guardate che personaggio. E allora dici sì? E se no? Beh, facciamo allora. Già, a tutte le ore. Chi la gemma zuso? Il mio fidanzato, la mia metà. Ah, e quello non ti sposa. Proprio, chi è? Dorenzia Telefona? Da inchiostro, proprio nell'occhio, dottoressa, mettetela via. Ma è bene, sei un avviro. Ma che un avviro? Ma guarda che la scuota a fare, ha una punta di fuoco proprio nella pupilla. Mettetela via, è pericoloso. E poi a te non sta bene che continui a giocare con quel coso. Mi sono fatto pure male, vedi? Dallo a me subito, te lo restituisco fuori, lo metto in tasca, vedi? Ma dove sono capitato? È come se la realtà, anche quando sento di essere sveglio, non è reale. È un teatro dell'assurdo. Ha sentito quello che sto dicendo, dottoressa? È grave? Oh,
No, perché più assurdo di quella suoneria. Non prendete appunti, dottoressa, quando uno capisce non ne ha bisogno. Ed io ho capito perfettamente. Distonie del sonno e della nebbia. Ho già predisposto un consulto. Il nome è qui, nella cartella. È un freudiano. Spero che lei non sia uno junghiano. Metà e metà. Comunque è uno specialista della materia. E di quale materia sono fatti i sogni, dottoressa? Sì, o specialista. Qua ci vuole l'esorcista. Questo sta peggio di mio nonno che tiene l'alza mai. L'alza mai? Sì, trema tutto quanto. Con rispetto parlando, rinnova più. Perciò si chiama così. E chi te l'ha detto? Chi è che ti dice queste sciocchezze? Mia nonna, è logico. Che vi credete, quello sta inguaiato. Quando gli do le medicine o il bacio per la notte, ci ha già pigliacato con le mani, sino non lo voglio. Però quando a casa viene Moana, si ripiglia. Moana? Sì, la capera, la parrucchiera. Viene a casa perché mia nonna è obesa. È chiatto, non ci fa pescare. A verità, che lui non ci passa manco la porta. Che bel quadretto della scuola di Posillipo, l'alza mai, l'alza mai. Non sia mai. Il nome dello specialista nella cartella non c'è. Domani, stasera ho una cena d'affari. Con l'infermiere, il fazzoletto, un suo regalo. A me non mi ha mai regalato niente. Una cena di affari, è vero, dottoressa, d'altronde lei si porta giovane. Però quel fazzoletto, questo fazzoletto, a me mi ricorda qualcosa. Che mi ricorda? A me mi ricorda il mio bisnonno morto in una fotografia. Il nonno di mio nonno l'hanno fotografato che già era morto, che impressione. Andrebbe sistemato meglio, prego, si chini. Come? Non capisco. Piegatevi, no? Posternatevi, ve l'ha ordinato il maestro. Vedete? Ecco qua, il fazzoletto, quello deve penzolare come se fosse una cosa moscia. È un messaggio, Vabbè, adesso lasciate tutto così, Ecco qua, era meglio se stasera pigliavo contratto a minuti secondi per farmene sciambra all'hotel Vesuvio. Maestro, perché ora sorride in quel modo? Gesù, ma per il fazzoletto, no? Absit ignuria verbis. E perché ti fai la croce? Io? Non saprei, perché la gelosia? Me la domanda pure la dottoressa, perché la gelosia? Vabbè, prima di lasciarci stabiliamo e senza citazioni, mi raccomando. Questa è una clinica? È la stanza di una clinica, è reale, è da qui, da questa parte. Che dubbio c'è? Una piccola clinica, ma è un'istituzione nel quartiere. Sa, maestro, siamo a pochi passi dalla cappella del principe Raimondo di San Severo, il famoso illuminista tacciato di stregoneria per via dei suoi misteriosi esperimenti. È la cappella che non si canta la messa. Hanno pure messo il lenzuolo sul Cristo depositato a San Martino.